Ciao bella gente, benvenuti nel mio canale. Io sono Amal e oggi ho deciso di farmi una pulizia profonda per il viso e quindi ho deciso di fare un video così vi faccio vedere come faccio la pulizia profonda per il viso. E niente, vi lascio al video tutorial. A dopo. Prima di tutto preparo il vapore. Io non ho la macchinetta per fare il vapore in casa e quindi utilizzo il metodo naturale. E ci metto, faccio una specie di infuso che poi dopo lo utilizzo in altri modi. Metto della menta fresca che ha un odore meraviglioso, che tra l'altro questo infuso lo uso sia per dilatare i pori, per pulire il viso, ma anche per respirare, che io lo consiglio tanto alle persone che hanno problemi respiratori come me. Comunque ci ho messo la menta, tutta la menta, anche i rami, perché questa menta l'avevo raccolta vicino a un fiume. Ci metto della camomilla, che qua si chiama manzanilla, per chi non lo sa. Ci metto due bustine. E poi ci aggiungo qualche goccia, un paio di gocce di eucalipto e altre due gocce di atriti. Come vi ho detto, non serve solo per i pori, ma anche per chi ha problemi respiratori. Ovviamente, prima della pulizia del viso, strucchiamo il viso. Io uso questo struccante fatto in casa che lo trovate nel video precedente. Voi potete utilizzare o dell'olio per struccarsi o il struccante che avete a vostra disposizione. Dopo che ho lavato bene il viso, ovviamente dobbiamo utilizzare uno scrub prima di usare il vapore. E io utilizzo il bicarbonato. Come sapete, io ho un amore profondo per il bicarbonato, ma non solo. Il bicarbonato lascia la pelle fantastica, toglie via tutte le impurità, toglie via il sebo e soprattutto la pelle morta. Thank you.
altro po' di vapore. Pulito per bene 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 i pori e ho deciso di stringerli con un po' di limone. Potete utilizzare anche l'aceto di mela, perché comunque anche se il limone e l'aceto di mela seccano, dopo mettiamo dei trattamenti che li aiutiamo a non seccare la pelle. Spero che vi sia piaciuto il video tutorial che ho fatto per la pulizia profonda del viso. Comunque, io non ho messo nessun serum, non ho messo tonico, non ho messo nessun prodotto dopo la pulizia del viso, perché dovevo andare a farmi una doccia, a lavarmi i capelli, e quindi ho fatto l'applicazione di tutti i prodotti dopo. Come sapete, prima ho messo il tonico e poi ho messo l'essenza, ho messo questo liquido che è idratante, ho messo il serum e poi dopo ho messo la crema. E sapendo che era già sera, quindi ho fatto il trattamento, il mio skincare serale. Per quanto riguarda i prodotti e l'attrezzatura che ho utilizzato, io ho utilizzato queste due, ho utilizzato questa maschera al cetriolo e questa maschera qua è multivitaminica, che ha la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E. Comunque, se non avete queste maschere, non è un problema. Io sto utilizzando le maschere che ho già a casa. Potete utilizzare l'argilla, ad esempio, se avete l'argilla in polvere, prendete l'argilla in polvere, li mettete un po' d'acqua di rose o l'acqua termale, vale uguale. Comunque, oppure potete utilizzare la maschera fantastica, fantastica per i pori dilatati e per i punti neri, e la limone col miele, che sono fantastici. Avete visto nel video, ho utilizzato questo aggeggino qua per pulire il viso. Io questo qua l'ho pagato 9 euro
Ci sono nel mercato tantissimi, con tantissimi prezzi, con varie funzioni. Io ho il basico, perché si gira in varie velocità, basta. Non ho quello che fibra, non vibra, non ho quelli che hanno dei lavori particolari. Sinceramente non è che ci credo moltissimo, perché io la mia arma per la pulizia del viso è questo. E il bicarbonato, perché il bicarbonato è un scrub fantastico per il viso, economico, e ce l'abbiamo tutti a casa, quindi preferisco il bicarbonato. Per quanto riguarda questo aggeggino qua, io vi farò prossimamente, vi farò un video dove vi parlo solo di questo qua. Vi parlo le sue funzioni, come funziona, perché non si usa solo per la pulizia o per togliere i punti neri, ma si usa per tantissime altre cose. Io comunque vi lascio al prossimo video, così ti spiego tutto. Per quanto riguarda la mollettina, questa qua è il metodo migliore in assoluto per togliere i punti neri senza rimanere lì a schiacciarli. Se non avete soldi, non avete questo aggeggino qua, non muore nessuno, usate la mollettina e siete a posto, perché funziona veramente 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 bene. Come vedete nel video, io non ho tantissimi punti neri e quindi è uscito poco. Se voi avete di più, questa qua è fantastica, questa molletta. E volevo dirvi un'altra cosa. Per quanto riguarda la tisana che ho fatto per fare il vapore per il viso, farò un video come faccio vedere come utilizzo quell'acqua, quel liquido, perché o lo bevete come tisana oppure lo utilizzate, o fatto un bagno caldo con quella tisana là, lo potete usare anche sui capelli dopo il lavaggio, lo potete utilizzare per il corpo oppure potete preparare dei prodotti con quell'acqua là. Comunque, con quella tisana. Comunque, io farò un video dove faccio vedere come utilizzo questa acqua qua. Grazie mille, spero che il video vi è piaciuto. Se vi è piaciuto mi mettete un bel mi piace, se invece no, niente. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale. Spero che vi sia piaciuto il mio video e se volete qualsiasi informazione, qualsiasi richiesta, se volete che vi parlo di qualsiasi altra cosa, sono a vostra disposizione. E niente, buona giornata a tutti e alla prossima. Ciao belli!